Buonasera, benvenuti e benvenute al TG6. In primo piano la cronaca. Sono concluse le indagini preliminari della Procura di Teramo riguardo Strada dei Parchi S.p.A. e la mancata manutenzione dei viadotti. È stato chiesto il processo per alcuni degli indagati, i quali dovranno rispondere di inadempimento di contratti di pubbliche forniture e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti. Chiesta l'archiviazione invece per il presunto abuso d'ufficio. Potrebbero andare a processo alcuni tre vertici di Strada dei Parchi. Il procuratore di Teramo, Ettore Picardi, ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio e ora la palla passa nelle mani del giudice. L'inchiesta è quella portata avanti a novembre 2020 dalla Guardia di Finanza Teramana, che a seguito di alcuni esposti ha indagato sulla gestione delle A24 e A25, inadempimento di contratti di pubbliche forniture, attentato alla sicurezza dei trasporti e abuso d'ufficio. Erano questi i reati contestati a sei persone che avevano ricoperto ruoli apicali all'interno della società concessionaria del gruppo Toto, bersaglio della polizia economico-finanziaria anche due società collegate. Cade definitivamente l'ipotesi di abuso d'ufficio, per cui la procura ha richiesto l'archiviazione. Il pubblico ministero contestava l'assegnazione dei lavori sulle autostrade alla Toto Costruzioni, in quanto si riteneva superato il limite di legge del 60% del valore di concessione per l'ammontare dei lavori affidati a società collegate. Già un anno fa la Cassazione aveva dato ragione a Strada dei Parchi, decretando il dissequestro degli oltre 21 milioni di euro confiscati. Restano in piedi gli impianti accusatori per gli altri due reati contestati, ovvero l'inadempimento dei contratti e l'attentato alla sicurezza, per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio, valutate le memorie difensive. La Procura ritiene possano esserci responsabilità per la mancata manutenzione dei viadotti autostradali. Le indagini infatti avevano evidenziato l'ammaloramento del calcestruzzo e delle canaline di raccolta dell'acqua, nonché la grave ossidazione dei ferri delle armature esposti a vento e pioggia. La situazione dei sette viadotti teramani della A24, si leggeva nel comunicato della Guardia di Finanza, è stata causata dalla totale inadempienza dal 2009 ad oggi degli obblighi di manutenzione ordinaria sulle opere d'arte discendenti dall'atto concessorio. Gli unici lavori svolti, secondo i militari, erano quelli su aiuole e segnaletica, utilizzando peraltro contributi statali. Dal proprio canto, Strada dei Parchi ha sempre ribadito infondata la presunta pericolosità delle infrastrutture, richiedendo anche un incidente probatorio. Ciò non basta però a placare la bufera sulla società del gruppo Toto, che è sotto inchiesta anche a Pescara, Sulmona e L'Aquila. A Sulmona si è già al processo. Nell'udienza del mese scorso il GUP ha deciso che sarà un'ulteriore perizia a stabilire le reali condizioni dei 16 viadotti del territorio. Gli imputati sono il consigliere di amministrazione della holding del gruppo Toto, Cesare Ramadori, all'epoca dei fatti amministratore delegato di Strada dei Parchi, della quale oggi è presidente, e poi Igino Lai, responsabile di esercizio di Strada dei Parchi, e Gianfranco Rapposelli, amministratore delegato di Infra Engineering, altra società del gruppo specializzata nella progettazione. Dichiara di avere in famiglia tutti incensurati per ottenere il reddito di cittadinanza, ma il figlio si trova agli arresti domiciliari e per questo la Guardia di Finanza ha deciso di denunciare una donna di Pescara, Andrea Costantini. Una cittadina pescarese di 63 anni è stata denunciata a seguito di un'operazione portata a compimento dai militari della Guardia di Finanza di Pescara. La donna, pluripregiudicata per spaccio di sostanze stupefacenti, all'atto della presentazione della domanda per usufruire del reddito di cittadinanza, ha prodotto una documentazione falsa dichiarando di avere a carico una famiglia di incensurati, quando invece il figlio è agli arresti domiciliari per oltraggio a pubblico ufficiale. Uno stratagemma che le ha permesso di intascare per un anno e mezzo un assegno da 1.100 euro al mese, con una truffa perpetrata ai danni dello Stato di circa 20.000 euro. Nell'ambito dell'operazione, i militari delle Fiamme Gialle hanno chiesto all'autorità giudiziaria la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza e il sequestro preventivo delle somme ottenute illecitamente. Le indagini fatte di accertamenti, controlli e rese possibili grazie all'incrocio e alla elaborazione dei dati disponibili nel patrimonio informativo della Guardia di Finanza hanno disvelato un meccanismo ormai tipico di chi vuole ottenere il reddito, ma non l'unico.
Tra i percettori abusivi vi sono anche stranieri non residenti, evasori totali, proprietari di ville e autovetture di lusso, appartenenti ad associazioni criminali dedite a traffici illeciti o persone condannate in via definitiva. Numeri alla mano, fa sapere la Guardia di Finanza, nel solo 2021 sono 217 milioni di euro richiesti da chi non ha alcun titolo per farlo. La politica sui fondi per la nuova residenza universitaria, Regione e Comune di Pescara non perdano questa occasione. E questa è la richiesta dei consiglieri regionali e comunali del Partito Democratico, che sollecitano risposte anche dopo la presentazione di un ordine del giorno votato all'unanimità in Consiglio Comunale. Paolo Renzetti. Fondi per la nuova residenza universitaria a Pescara. Regione e Comune non perdano questa occasione. Questo è il richiamo del Partito Democratico, che ha ricordato questa mattina attraverso i suoi consiglieri regionali e comunali che il primo termine per la presentazione dei progetti scadrà il 17 maggio del 2022 e il secondo il 31 gennaio del 2023. E si tratta di termini stretti per aderire all'impegno che il Consiglio Comunale di Pescara ha rivolto al Sindaco, alla Giunta regionale e all'ADSU. È un bando che ha pubblicato il MIUR il 16 di febbraio. Bisogna correre, perché è un'opportunità notevolissima, sono 467 milioni di euro, 300 milioni di fondi del PNRR, il 40% di questi fondi andrà a regioni abruzzesi e c'è la possibilità quindi di realizzare nuove strutture per residenze universitarie, quindi con costi calmierati per studenti meritevoli di borse di studio e che hanno bisogno appunto di avere alloggi per poter studiare. La cosa che dispiace è notare che, malgrado si avvicini, siamo a meno di un mese dallo scadere, dal primo scadere del bando, non ci sono iniziative della Regione e del Comune su questo punto di vista. Noi abbiamo sollecitato il Comune con un ordine del giorno che abbiamo fatto approvare al Consiglio Comunale perché si agisca celermente. Davvero questa opportunità non può essere perduta, anche perché la disponibilità di alloggi universitari è un attrattore fondamentale per la scelta universitaria, perché l'università è un elemento centrale nello sviluppo della città, perché anche è una questione fondamentale di diritto allo studio. Senza la disponibilità di alloggi universitari molti studenti non possono permetterselo, quindi c'è in gioco il nostro futuro, Pescara non può perdere questa occasione. Inaugurata questa mattina a Teramo la 32esima Fiera dell'Agricoltura, sono oltre 200 gli espositori del settore che partecipano all'evento collocato quest'anno per la prima volta lungo il parco fluviale, e la fiera si concluderà lunedì 25 aprile. Tania Bonici Castelli. Taglio del nastro delle autorità e benedizione del Vescovo Leuzzi, è iniziata così la 32esima Fiera dell'Agricoltura di Teramo. 200 espositori tra produttori, associazioni no profit, attrezzi agricoli, piccoli animali, mercati contadini, piante, fiori e gastronomia, senza dimenticare i convegni a tema. Il tutto in uno spazio nuovo dove mostrarsi, il parco fluviale, il polmone verde della città. Tanti espositori pari probabilmente a quelli dello Stadio Bonolis, circa 200, con una differenza sostanziale però, che questi espositori sono tutti centrati sulla Fiera dell'Agricoltura, perché eravamo abituati a una fiera dove c'erano delle esposizioni un po' miste, quindi abbiamo cercato di fare un lavoro di pulizia con il Comitato Fiera. Poi l'estensione del parco, che è superiore a quella dello Stadio Bonolis, con tanti spazi verdi da utilizzare. Oggi è la giornata della terra. Abbiamo deciso di inaugurare quella che per noi è la nuova Fiera dell'Agricoltura proprio in questo giorno. Tutta la convegnistica sarà centrata sulla sostenibilità. È un segnale forte che vogliamo dare come amministrazione per la Fiera dell'Agricoltura di quest'anno e per quelle che arriveranno. L'agricoltura, come mai oggi, rappresenta una delle risorse economiche più importanti per il paese. Teramo vanta una tradizione antica nella coltivazione di grano e orzo. Che mezzi espone in questa fiera? Allora, io espongo macchine e trattori d'epoca, si usavano anni 50, 40, anche 30. Sono delle vecchie trebbiatrici, praticamente si doveva trebbiare davanti all'aia del contadino, si faceva il mucchio di grano, di paglia. Invece adesso ci sono le metitrebbie che vanno direttamente nei campi. Oggi le cose sono un po' cambiate. Ma del tutto. E alla Fiera dell'Agricoltura non poteva mancare l'Istituto Agrario di Teramo, il di Poppa Rozzi, che ha presentato l'autostrada delle api, un progetto green
dedicato al ripopolamento di questi preziosi animali. Questo progetto in effetti prevede un'autostrada chiamata proprio così perché è un corridoio praticamente dove le api e tutti gli insetti impollinatori possono trovare il ristoro, ed è un'autostrada molto lunga perché abbiamo pensato di partire dal mare fino alla montagna, da Giulianova fino a Isola del Gran Sasso. Come si costruisce questa autostrada? Creando delle oasi lungo il percorso. In maniera particolare a Teramo saranno posizionate delle casette di vetro e legno all'interno delle quali ci saranno delle arnie. Gli organizzatori dell'evento prevedono in questi giorni almeno 50.000 visitatori provenienti da diverse regioni. La Fiera dell'Agricoltura di Teramo si concluderà lunedì 25 aprile. E non solo la 31esima Fiera dell'Agricoltura a Teramo, ma torna dopo quella l'edizione ridotta del 2021 anche la Fiera dell'Agricoltura di Lanciano. Un appuntamento immancabile per gli addetti ai lavori che quest'anno potranno acquistare i biglietti online e ad un prezzo ridotto. Selenia Secondi. Sarà la 60esima edizione, quella del 2022, per la Fiera dell'Agricoltura di Lanciano, un traguardo importante per una fiera diventata una tradizione per gli addetti ai lavori. Cresciuta nel tempo, quest'anno la fiera, nonostante due anni difficili, chiude il bilancio con un segno più. Le novità di quest'anno saranno, ci sarà delle macchine telecomandate sempre più da lontano, soprattutto per cercare di dare i cosiddetti anticrittogamici a una certa distanza e che possano naturalmente sentire con dei sensori anche che tipo di prodotto dare al, faccio un esempio, al vigneto o ai cereali. Quest'anno avremo per esempio una convegnistica, manco farla apposta, molto attuale e dedicata sui cereali. E in un periodo purtroppo di guerra, con la guerra del grano che c'è in giro, per cui non è una cosa semplice. Parliamo del bilancio positivo che si registra quest'anno, un risultato importante per un mandato per lei che è agli sgoccioli. Sì, noi abbiamo avuto quasi sempre nei 10 anni in cui sono stato presidente bilanci positivi. L'anno scorso naturalmente nel 2020 non era possibile perché la fiera è stata chiusa, quindi non potevamo fare le attività e quindi il personale era in cassa integrazione, ma quest'anno siamo tornati ad essere positivi anche se di poco e di buon auspicio anche per i soci che sono insieme a noi. Con questa edizione che si svolgerà dal 20 al 22 maggio ripartono anche i convegni, saranno 2 al giorno e riguarderanno temi come il futuro per il settore cerealicolo e l'innovazione per i vigneti e gli oliveti. Soffre in Abruzzo il settore agricolo a causa degli aumenti delle materie prime, ma l'agricoltura rappresenta comunque un comparto significativo per la regione. Una 60esima edizione per un settore, un comparto che soffre, ma comunque per il quale la regione crede sempre. Ma sicuramente sì, la Fiera di Lanciano comunque è storicamente il punto in cui domande e offerta si incontrano, ma storicamente, l'ho detto prima nella conferenza stampa, è il luogo dove tutto il mondo agricolo abruzzese va, anche se non ha niente da comprare o da vendere. Sicuramente rappresenta nella storia, nella cultura agricola abruzzese un punto importante di arrivo. 60esima edizione, a testimonianza del valore che ha questa fiera, il motto di oggi è fiorisce il futuro, quindi significa che dopo 60 anni sicuramente ci saranno tante altre edizioni della Fiera di Lanciano, padiglione fieristico che sicuramente oramai è un po' vetusto e su cui si sta ragionando anche come Regione Abruzzo per vedere di renderlo al passo coi tempi. Un altro evento torna dopo lo stop a causa della pandemia. Ad Avezzano torna a svolgersi regolarmente la fiera del 25 aprile e il 26 inoltre si riaccenderanno i tradizionali fuochi in onore della Madonna di Pietraquaria. Gioia Chiostri.
Dopo 2 anni di stop, Comune e Tavolo Tecnico danno il via libera ai 2 grandi eventi tanto attesi da Avezzano ma da tutta la Marsica. Parliamo del 25 aprile e del 26 aprile, quindi fiera e i tipici fogaracci. Come si svolgeranno questi 2 eventi? Proprio ieri c'è stato l'incontro tra amministrazione di Pangrazio, Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al Tavolo Tecnico, incontro che si è tenuto presso il Commissariato di Polizia di Stato di Avezzano. I dati tecnici si sono tenuti in più circostanze, ieri era l'aspetto esclusivamente tecnico dopo che avevamo ottenuto già il giorno precedente il disco verde da parte della Prefettura, sia per l'evento del 25 che chiaramente fa riferimento alla fiera dove finalmente, dico io, finalmente si torna a vivere, però ricordiamoci che il Covid non è terminato. Col Covid noi abbiamo anche un altro evento, ancora più drammatico, che è la guerra in Ucraina. Non è che l'Ucraina sia lontana o sia vicinissima da qui, ma abbiamo anche questo ulteriore gravame, diciamo così. Ma dicevo che il 25 ci sarà la fiera, a seguire la sera dei fuochi del 26. C'è un'indicazione, che non è solo un'indicazione ma un suggerimento, ma c'è un obbligo perché il nostro legislatore lo ha riportato tassativamente in un decreto legislativo, che è l'utilizzo della mascherina nel momento in cui si è all'aperto e ci sono gli assembramenti. Quanti stand sono attesi per la fiera del 25? Per la fiera del 25 sono già state fatte 93 domande che sono state dislocate nella parte, nel cuore centrale di Avezzano, quindi via Mazzini, via Corradini e una parte di via Sergio Garibaldi. Presentato nella sede di Famecanica di San Giovanni Teatino, il progetto Demonstration Center, un progetto che riguarda l'intelligenza artificiale. Strumentazione avanzata unita a sapere e competenze, la ricerca applicata è finalmente realtà anche in Abruzzo, dove un nuovo Demonstration Center è stato inaugurato. All'interno tecnologie che spaziano dalla manifattura additiva alla realtà aumentata, dai robot collaborativi alle cellule robotiche. Si è svolta infatti nella sede di Famecanica la conferenza stampa di inaugurazione del Demonstration Center promosso da Confindustria, Chieti Pescara, Famecanica, Abiside e Fraunhofer Italia. Primo vero progetto di ricerca industria 4.0 in Abruzzo. Ma il progetto intende proporre e rendere possibile operazioni di open innovation che oggi sono necessarie alle aziende per tendere all'eccellenza. Abbiamo pensato questo progetto un anno fa, abbiamo analizzato quelle che erano tutte le tecnologie presenti sul mercato che potevano interessare soprattutto al tessuto economico locale. Dopo un'attenta selezione e un coinvolgimento di questi grossi gruppi internazionali, oggi siamo riusciti a realizzare questo Demonstration Center con la partecipazione di importantissimi brand a livello internazionale come ABB, come KUKA, come UL Robot, la Dassault System per quanto riguarda tutta la parte software di gestione del virtual commissioning, che è una fase importantissima oggi che permette alle aziende di collaudare, di fatto progettare e collaudare l'impianto in maniera virtuale, prima ancora di essere in realtà realizzato. Sì, questo è un progetto fortemente voluto da Confindustria Chieti Pescara, è un progetto che guarda all'open innovation. Qui abbiamo, grazie all'ospitalità di Famecanica, un luogo dove potremo attivare un demonstration center con i più grandi players mondiali nel campo della robotica, della manifattura additiva, della realtà aumentata. Quindi è una grandissima opportunità che anche grazie a un partner di rilievo come il Fraunhofer, che è il più grande centro di ricerca europeo, potremo mettere a disposizione delle imprese non solo nel nostro territorio, non solo di tutto l'Abruzzo, ma direi anche e soprattutto delle altre imprese che sono limitrofe, nelle regioni limitrofe alla nostra, al nostro Abruzzo. Lo sport col calcio di Serie C, domani alle 17.30, ultima di campionato per il Pescara, che l'Adriatico ospita il Limolese. E poco fa ha parlato l'allenatore del Delfino, Luciano Zauri. Ascoltiamo un estratto.
Che il fatto che io sia arrivato da poco fa sì che io non ho niente alle spalle, no? Quindi per me questa partita vale 3 punti, per cui l'ho preparata esattamente come le altre, non pensando a quello che ci sarà dopo domani, ma a quello che c'è domani. E quindi nel migliore dei modi, i ragazzi sono andati bene così come dal primo giorno, per cui sono assolutamente fiducioso. Il cambio del mister è stato comunque sia, come spesso succede, qualcosina da anche in termini emotivo a livello di gruppo. I ragazzi stanno andando bene e mi piace come si allenano, quello che recepiscono quando le cose gli vengono dette. Insomma, io ho portato quello che è il mio modo di essere, il modo di lavorare, quindi alla base della mia carriera, prima e dopo, c'è sempre stato appunto la serenità e la voglia di imparare, la voglia di migliorarsi. I ragazzi vedo che si applicano e fanno quello che gli dico, per cui sono assolutamente contento. Il percorso di questa squadra ha detto che la squadra può fare tutti e due moduli, ma potrebbe fare anche un altro, secondo me, e non è detto che non lo vedremo prima o poi. Mi auguro di sì, perché vuol dire che siamo andati dove dobbiamo andare. Ho dei giocatori bravi che possono fare più cose, una squadra probabilmente costruita per giocare come tre dietro anche a livello numerico, infatti la rosa a livello difensivo è molto ampia, e quindi è una soluzione che non mi è dispiaciuta a Pistoia, ma insomma anche nel mio passato qui lo avete visto, a me quando c'è da mettere i 3, i 5, i 7, l'importante è portare a casa la pagnotta, come si dice, per cui problemi zero, l'importante è che si vinca. Dopo è chiaro, è tutto migliorabile, cerchiamo di farlo in tempo breve, ma l'importante è ovviamente il risultato. Questo è un discorso che faccio sempre con i ragazzi: a me il concetto di andare in campo e divertirsi non mi è mai piaciuto, e probabilmente Eugenio ha detto divertirsi perché lo ha inteso in questo modo, no? Il divertimento secondo me non esiste, insomma qui sono i professionisti che fanno questo mestiere. Seduta di rifinitura stamani per il Teramo, che prepara anch'esso l'ultima di campionato, domani sempre alle 17.30 contro la Reggiana, la quale si presenterà senza il suo capitano Rozio, infortunato al Bonolis. Cercherà i 3 punti sperando in un mancato successo del Modena, e solo così la Reggiana può vincere il campionato. Ascoltiamo le parole dell'allenatore degli emiliani, Aimo Diana. Siamo arrivati in questa situazione dove noi non abbiamo altre possibilità che provare a vincere la partita e fare quello che è il nostro dovere, e poi quello che succederà da altre parti succederà. Come abbiamo detto nelle ultime settimane, quando siamo stati di rincorsa, non dobbiamo avere nessun tipo di rimpianto. È chiaro che un po' ce l'abbiamo e ci rimarrà dentro, però noi siamo preparati e pronti per fare una bella partita sabato. E pensare di non riuscire a vincere è incredibile. Non è solo il nostro destino, perché penso anche al Sud Tirolo, al Padova. Io ho sempre detto che quando scappano due squadre, purtroppo la quota si alza tantissimo, e a volte è quasi meglio essere 3-4 che lottano. Rammarico, soddisfazione, ma grande rammarico se mai non dovesse essere abbastanza. È questo che conta, che avremo gli occhi addosso di tutti. Appelli non ne faccio, ognuno faccia la sua gara. Io penso solo alla mia, e la mia sono sicuro che sarà una partita giocata, che sarà molto difficile e complicata, perché giustamente il Teramo vorrà fare una bella partita contro di noi. Ho chiesto di approcciare la partita in maniera forte, molto forte, perché vogliamo nasconderci, vogliamo provare ad andare subito in vantaggio, vogliamo provare a porci subito nelle condizioni di fargli capire che noi vogliamo questa vittoria. Può essere una partita condizionata dall'altro risultato? Sì, potrebbe essere una partita molto condizionata anche il risultato degli altri campi, sì, anche questa, non nascondiamoci, queste cose qua. Sarà condizionata anche dall'altra parte, perché è successo anche nelle ultime partite, quando sentivamo che il Modena non vinceva e tiravamo fuori qualcosina in più. Noi vogliamo provare a mettere subito pressione, magari a cercare di sbloccare subito la partita, se ce la facciamo, se non ce la faremo, sapere gestire la partita nei 90 minuti, non andare all'arrembaggio. Ecco, io credo che la nostra gestione della gara poi sarà molto dei calciatori, di quello che avranno in quel momento lì dentro il campo. Io gli darò questa missione, quella di entriamo in campo e dimostriamo che vogliamo vincere la partita, anche perché siamo in un momento in cui stiamo bene.
Proseguiamo con l'eccellenza. Nel recupero di penne l'Avezzano ha sciupato il primo match ball per guadagnare la promozione in Serie D. Non ha nascosto la sua delusione l'allenatore Tonino Torti, che auspica dai suoi un altro atteggiamento nella gara di domenica a Castelnuovo contro la Torrese. Altra opportunità di avere questo il pass per la D. Vediamo. Mister Torti, c'erano i propositi per chiudere questo campionato, ma in realtà poi l'Avezzano non è sceso subito in campo. Bravo, nei primi minuti siamo rimasti nello spogliatoio, avevo avvertito che giustamente il Penne era una partita dove si giocava l'ultima chance per poter eventualmente raggiungere la salvezza diretta, ma noi loro l'hanno fatto vedere questo, noi non l'abbiamo fatto vedere, ripeto, la ripresa, compreso tutti i 21 minuti che sono stati giocati, la mia squadra sembrava non essere in partita. Poi il secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e sicuramente la squadra è stata molto più propositiva, però ripeto, la squadra come la nostra che deve chiudere il discorso non è quello l'atteggiamento giusto, perché qui non ti regala niente nessuno, come è giusto che sia. Insomma, la matematica dice che ancora non abbiamo raggiunto niente, domenica abbiamo un'altra partita difficile, però dobbiamo andare con un piglio diverso, con il piglio che abbiamo messo in tutte le altre partite. Forse questa è stata l'unica partita dove veramente la mia squadra nei primi minuti è come se non fosse scesa in campo, per cui dobbiamo cambiare questo atteggiamento se vogliamo veramente festeggiare poi al De Marzi. L'ultima degli indisponibili ti recupera? A parte due squalificati, Dos Santos e Laguzzi, Lombardo non credo, Kras non credo, però non è questo, non faccio, perché la rosa della squadra è una rosa abbastanza importante, infatti il secondo tempo l'ha dimostrato, no? Per cui non dobbiamo piangersi addosso su queste cose qui, noi dobbiamo andare avanti, cercare di chiudere appunto il discorso, dobbiamo cercare di vincere la partita domenica, quantomeno andare a fare il risultato, perché è nelle nostre corde, l'abbiamo sempre fatta, per cui è con un atteggiamento diverso da quello di oggi. E ora il calendario della pallavolo. In A3 domenica alle 18 in programma gara 2, quarti di finale dei playoff tra Porto Maggiore e Abba Pineto in terra ferrarese. In A2 femminile domani ci sarà alle 16 l'anticipo tra Club Italia e Altino per la Pool Salvezza. In B maschile pure domani alle 18 l'Alba ospiterà il San Giovanni in Marignano, mentre mezz'ora prima il Paglieta scenderà a Monterotondo. In B1 femminile domani alle 18 la Teatina riceverà il Palasport di Nocciano, il Castelfranco Pisa. In B2 infine sempre domani alle 18 in arrivo il derby tra Teramo e Cetias Montesilvano. Al Palelettra la D'Annunziana se la vedrà col Pagliare in uno scontro salvezza, mentre il Gada Pescara 3 è atteso dal Fasano. Era l'ultima notizia, i servizi che avete visto li troverete a breve sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.